Beh, qui a Piazza Navona, ricordando Marco Pannella, in questa cerimonia laica non potevamo non sentire anche Gianfranco Spadaccia. Gianfranco, con questa piazza è stata, diciamo, testimone anche lei di tante battaglie radicali, sconfitte, vittorie. Ecco, qual è un tuo ricordo legato a questa piazza che resterà indelebile per te? Ma sai, Roma è la mia città. Ci sono nato, ci sono vissuto, e questa piazza è la mia piazza, quindi è come la mia piazza di Marco, quindi che vuoi, e le emozioni sono tante, i ricordi si affollano, e peccato essere qui di nuovo in questa circostanza, comunque è la circostanza di una perdita, se non saprimo trasformarla, e sarà difficile, in un'opportunità. Perché sarà difficile, Gianfranco? Eppure, insomma, anche se non è folta la schiera radicale, ci sono parecchie persone che sono, insomma, anche abbastanza attive. Sì, no, ma io non ho paura di dire che eravamo nani, che siamo vissuti sulle spalle di un gigante, di alcuni giganti, perché prima di lui Altiero Spinelli, Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, tali sono stati, ma di un gigante per quanto riguarda le battaglie che come radicali abbiamo combattuto. E quindi non è facilmente fungibile Pannella, perché si parla sempre del carisma di Pannella, a scapito della sua capacità di leadership. Pannella non era un guru, e nonostante negli ultimi tempi si atteggiasse a profeta, non era neppure un profeta. Era un grande leader politico, capace di attraversare i deserti e di condurre delle persone, di aggregare la gente intorno a itinerari impervi, al termine dei quali tuttavia c'erano degli grandi obiettivi di miglioramento, in cui nessuno vinceva, ma tutti quanti vincevano, perché migliorava la vita della gente. Quando lui dice: compagni, abbiamo già vinto, in alcune cose non c'è dubbio, io l'ho scritto sull'unità, brutta o bella che sia, questa sarà pure una cattiva legge, ma è una legge che pone fine a 50 anni di ingiustizia, di discriminazione nei confronti degli omosessuali e via di seguito. Questo è il punto fondamentale, e quindi poi ci avevamo ragione. E quando vedo che la droga viene legalizzata in Uruguay, c'ha ragione, cioè, la stiamo vincendo le battaglie. Il rischio grosso è che si perdano le battaglie fondamentali, quelle che riguardano l'unità europea e una convivenza internazionale fondata sulla democrazia e sui diritti umani. E su questo noi dobbiamo rialzare il tiro, bisognerebbe che qualcuno, non dico necessariamente noi, perché se non ce la facciamo noi il problema è oggettivo, esiste, riesca a colmare il vuoto che c'è, o il vuoto che c'è e i rischi che si corrono. Questa capacità di Marco di vedere oltre, più avanti, con una percezione diversa degli altri da un punto di vista politico, secondo te di questa cosa se ne sono accorta anche altre forze politiche, magari l'hanno usata, sono riuscite a provare a realizzare qualcosa che lui già aveva previsto? No, in genere hanno opposto soltanto resistenza, conservazione. Il guaio della politica italiana è col proporzionalismo, con l'ideologia proporzionalistica che ha praticamente coinvolto tutti i partiti, compresi i populisti di oggi, cioè il Movimento 5 Stelle e Salvini. L'ideologia partitocratica ha impedito di guardare, perché la frammentazione partitocratica della vita politica comporta una spartizione del potere, il problema della spartizione del potere, e il potere non diventa mai potere di fare le riforme, potere di
dividersi sulle grandi questioni del paese, ma è semplicemente potere, e il potere logora le capacità riformatrici. Questo è un paese che purtroppo deve fare i conti con questo gap. In fondo quello che abbiamo visto in questi giorni non è necessariamente una manifestazione di ipocrisia, è anche un omaggio che il vizio partitocratico rende alla virtù di un uomo che nella sua visione aveva una sua idea di partito democratico non ancorato al potere ma ancorato alle idee e alla convivenza fra diversità, e che aveva una sua visione dell'alternativa politica. L'Unione Laica delle Forze. Aveva una visione, non era un visionario, ha tentato queste cose di realizzarle con la leadership politica. Non era un visionario nel senso che non era un pazzo, non era un Don Chisciotte che combatteva contro i mulini a vento. Ci siamo arrivati vicini col collegio uninominale, perfino col Mattarellum che per tre quarti, però poi l'ideologia proporzionalistica rimaneva, era la resistenza vera che si opponeva alle capacità e alle possibilità di riforma. Gianfranco, per finire, il futuro, i leader storici, oggi siete tu e Marita, la prima mossa operativa per continuare a dar vita a questo grande sogno che è questo partito transnazionale? E questo partito transnazionale, gli mancano le basi materiali per poter esistere. E quindi dovremmo attraverso il dibattito capire come affrontare questo gap che ci divide dalla possibilità concreta di farlo vivere, perché un partito transnazionale non vive solo di idee transnazionali, ha bisogno anche di una materialità transnazionale, di strumenti transnazionali. L'avevamo sia pure in maniera limitata quando stavamo a Bruxelles. Come riconquistare un gruppo parlamentare a Bruxelles? Avevamo pensato che questo potesse avvenire entrando noi nelle grandi internazionali, democristiana, socialista, liberale. Non è stato possibile perché abbiamo dovuto, vivendo una nostra contraddizione, rifluire su liste radicali mimetizzate, la lista Pannella, la lista Bonino, la lista Bonino-Pannella. E non possiamo tornare indietro però rispetto a quella scelta. C'è la concreta possibilità che la politica italiana si apra ai transnazionali dei diritti umani e della democrazia? C'è la concreta possibilità che i partiti di questa, i grandi agglomerati politici si aprano alle idee e alle prospettive di riforma e chiudano con la spartizione del potere? Questo è il grande interrogativo. Non so se avremo la forza di contribuire a una risposta positiva a queste domande. Grazie Gianfranco Spadacci. Grazie.